Proviamo anche sulla bardatura. Dobbiamo anche vedere se troviamo la lacrima da qua. Bel posto. L'evento più in basso. Oh, cavolo. Come fai a essere più in basso? Così. Ma mi sembra che ci sia un ingresso. Andiamo a girare qua intorno un attimo. Magari prima o poi ci sa spostare una pietra grossa e sotto c'è un'apertura, magari, però. Qui sotto. Qua è un suicidio usarla. Come mai qua ci sono queste cose?
qua. Qua magari. Deve sembrare perché di là, se il disegno è mirrorato, lì sembra pieno, di là no. No, qua sembra pieno e lì no. Però adesso no, scendiamo un attimo. A tutto questo posto per cosa? È il centro di ricerca di Finterra. Cosa c'è qua sopra? Strana quella roccia lì. Guarda che potremmo usare anche l'amuleto adesso, in effetti, eh. Cerco il mio amico. Qui c'è la sacrale adesso. Ok. Cioè, ok, mica tanto. Non so, è stranissimo, vieni fin qua sopra per... Allora, vediamo un attimo il discorso del... Lì c'era l'altro sacrario, ma qui non suona nulla. Lì c'era un sasso rock. Parlo sempre di... Eh sì, qua.
Porta del monte Anirg. Però ma per attaccare la composita, cioè col composita bisogna per forza lasciarlo intero la roba. È una cosa seria. Ok. Ecco, in questo caso cosa devo fare? Guarda che si è rotta subito, immediatamente. Nel senso che se riuscivo a non fare l'ultimo colpo... Spero che qua ci porti, che sia qui il posto. Vediamo dove va. Cioè, Yunobo dov'è?
Oh, non ci credo. Ha preso quello in parte. Si è preso quello in parte, cavolo. Proviamo un attimo. No, la torcia qua che si sta rompendo. Vabbè, qui riusciamo o scivoliamo? Secondo me scivoliamo. Ecco, appunto. Quindi facciamo andare lì sopra. Ok, ora qua come facciamo? Non avevo visto che c'era anche questo. No, dai. Allora, questo lo recuperiamo. Due fiori bomba. Proviamo qua. Potevo mettere anche qualcosa segreto lì, no? Ah, aspetta un attimo. Si prosegue di là allora. E qua cosa c'è? Non è piccolo qua, a quanto pare. Pure a sfondare lì. Ma si svuoterà l'acqua magari. Posso prenderla così in effetti? Ok. No, aspetta un attimo. È affondato.
Ok, non c'è altro. Sembra di no. Non sembra che si debba distruggere là. Vabbè, si è iniziato a salire la temperatura non poco. È quello di pietra questo. Allora. Mi ricordo come l'avevo fatto. E così. Ok. Aia. Allora. Resta lì. Ma cavolo! Incredibile! Incredibile! Brava, brava, brava. No, fermati un attimo. Allora, adesso facciamo una prova un attimo. Abbiamo annullato. In pratica, in teoria dovremmo riuscire a recuperarlo. Però ovviamente abbiamo perso la prima cosa che abbiamo usato. E in questo caso dovrebbe essere... No. No, non si rompe. Mi è sembrato una volta che dovrebbe essere recuperato così, ma non si rompe invece. E quindi abbiamo perso anche l'altra cosa. Perfetto. No, 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 no. Si rompono e basta. Che pattume. Ma tienetelo te. Damre, basta. Ok, c'è un zaffiro qua e un rubino là. O no?
Era bello lontano l'ingresso, io vado a fare qua, eh. Oh, benedizione. Ma era difficile da trovare. Ok. Uno. Allora. Ho messo il teletrasporto, ma quasi quasi, vista la posizione, mi sa che conviene provare a risalire e basta. No? Che stavamo andando a cercare la lacrima, no, in fondo, quindi dobbiamo essere più vicini qua, penso, di qua, eh? Questo qua. Cavallo. L'albume pieno. Cioè, in teoria queste sono foto che poi quelle buone sono finite anche nel compendio, no? Ecco, là è finito giù invece. Volevo fotografarlo perché era diverso dagli altri. Ma sì, mi sembra lì. Così è più evidente. Sì, sì. È lì, è lì. Eccolo qua. Ok. Allora, Zelda, di che cosa volevi parlarmi? Qui non ci disturberà nessuno. Puoi stare tranquilla. Sei proprio una stupida. Ah. La finta. Però, mi sorprende sentirti parlare con questo tono.
Se davvero vuoi provare a ingannare gli altri, fallo per bene, burattino di Ganondorf. Credevi davvero che non ce ne saremmo accorte? Beh, ti sbagliavi. Potevi anche... Quello che è la forma di un pugnale, il geoglifo. Questo è il numero 7. Sonia sa bene che la Zelda con cui sta parlando non è altro che un mostro agli ordini di Ganondorf. Messo le strette da Sonia e dalla vera Zelda, il mostro sorride beffardo e si dissolve nell'aria. Nello stesso istante Sonia è colta di sorpresa, uccisa Ganondorf al passo all'improvviso alle sue spalle.